Immaginiamo questa scena. Un amico alla guida del proprio motorino ti ha dato un passaggio. Sei salito sul sedile, stringendoti a lui e indossando il casco, se non che la strada era bagnata e lo scooter è scivolato sull'asfalto. Tu sei finito a terra e ti sei fatto molto male. Ora ti chiedi chi mi paga i danni, a chi devo rivolgermi. Se la moto scivola sull'asfalto, chi risarcisce il passeggero? In questo caso non si applicano le norme previste per i comuni incidenti stradali, norme che riconoscono al passeggero il diritto al risarcimento sempre, cioè a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti. In pratica la legge stabilisce che quando due veicoli si scontrano o anche si sfiorano, il cosiddetto terzo trasportato può rivolgersi direttamente all'assicurazione del mezzo in cui si trovava per farsi pagare i danni fisici, anche se colui da cui ha accettato il passaggio ha commesso un'infrazione o addirittura è ubriaco. Nell'esempio invece da cui siamo partiti, la caduta non vede coinvolte altre auto o moto, se non proprio quella in cui era trasportato il passeggero. Ebbene, in ipotesi come queste non si applicano più le regole sull'indennizzo diretto. In buona sostanza il passeggero non può rivolgersi direttamente all'assicurazione della moto in cui era trasportato, ma deve prima agire contro il conducente. Sarà poi quest'ultimo, se citato in giudizio, a chiedere la manleva alla propria assicurazione in forza della polizza sottoscritta. Cosa significa tecnicamente? La questione è molto più facile di quanto possa a prima vista apparire. La legge. Come vi dicevo prima, dinanzi a un incidente che veda coinvolti due veicoli, pensate a uno scontro tra due moto o a un'auto che per non travolgere un motociclista slitti su uno sterrato, il passeggero ha la facoltà di chiedere il risarcimento personalmente e direttamente all'assicurazione del mezzo su cui si trovava a bordo, senza dover chiedere al relativo conducente di fare da tramite. Invece, se l'incidente non vede coinvolti altri veicoli, come nel caso di specie, il terzo trasportato può agire solo contro il guidatore. Quest'ultimo sarà tenuto a risarcire il danno se non è stato sufficientemente prudente, come nel caso dell'asfalto bagnato, ma potrà rivalersi contro la propria compagnia o, nell'ipotesi in cui la caduta sia stata dovuta a una buca, potrà chiedere il risarcimento al comune. Se il conducente però riesce a dimostrare che la caduta è avvenuta per caso fortuito, ossia per un evento imprevedibile e perciò inevitabile, allora questi non avrà alcuna responsabilità per la caduta di chi gli sta di dietro. A questo punto, se si finisce dinanzi al giudice, tanto l'assicurazione quanto il conducente proprietario del veicolo saranno condannati in solido a pagare al passeggero il risarcimento dei danni fisici, il cosiddetto danno biologico, e quelli per la sofferenza subita, il cosiddetto danno morale. Inoltre, mentre nella procedura dell'indennizzo diretto si prescinde dall'accertamento della responsabilità del conducente, nel caso di specie il giudice deve prima accertare la dinamica del sinistro. Il passeggero danneggiato quindi deve necessariamente citare in giudizio il guidatore e deve anzi dimostrare che il sinistro è avvenuto per colpa di quest'ultimo. È il conducente invece a dover fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Le regole sono completamente diverse se invece la dinamica dell'incidente vede coinvolto un qualsiasi altro mezzo a motore. In questo caso il passeggero può rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui si trovava a bordo e chiedere direttamente ad essa il risarcimento. Il tutto senza neanche dover dimostrare la colpa del conducente. Bisognerà inviare una richiesta scritta di risarcimento all'ufficio liquidazioni sinistri e la richiesta deve contenere i dati anagrafici del danneggiato e del conducente, gli estremi del mezzo, i dettagli spazio-temporali del sinistro, quindi la data, l'ora, il luogo, una descrizione dell'incidente e delle lesioni subite, la documentazione medica che attesti le lesioni riportate. Inviata la richiesta di risarcimento tramite raccomandata o PEC all'assicurazione del motorino o della moto, questa nominerà un commissario liquidatore che dovrà formulare un'offerta di risarcimento entro 90 giorni. Se l'assicurazione non risponde entro i termini previsti o se l'offerta non è soddisfacente, è possibile chiaramente proporre un'azione legale dinanzi al giudice per ottenere il risarcimento. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.